sempre facendo riferimento a stati ripetuti, facciamo qualche investigazione riguardante quello che è il rendimento di palettatura che ci possiamo attendere da uno stadio. Ragioniamo al punto di progetto. Il rendimento di palettatura, vi ricordate, dipende dalle perdite di palettatura, che noi abbiamo detto sono sostanzialmente di due tipi. Quelle, tra virgolette, per urto aerodinamico, tra flusso e profili, nel caso in cui l'incidenza non sia quella ottimale, l'incidenza con cui il flusso arriva sulle pale. Abbiamo detto in genere queste sono piccole al punto di progetto, perché appunto noi faremo in modo di avere l'incidenza ottimale tra flusso e pala quando la macchina lavora per quelle specifiche per cui è stata progettata, in quelle condizioni specifiche per cui è stata progettata. Quindi restano poi le perdite per interazione tra flusso e superficie bagnata, che abbiamo assunto proporzionali al quadrato delle velocità. Difatti, quindi, il rendimento è il rapporto tra l'effetto utile prodotto e il lavoro investito. In questo caso rendimento di palettatura, stiamo ragionando sul lavoro di palettatura. Consideriamo al numeratore come effetto utile la differenza tra il lavoro che è stato investito secondo Eulero e proprio quelle che sono le perdite di palettatura, che si riducono, nel caso in cui ci siamo messi, alle perdite per interazione tra flusso e profilo e superficie bagnata, scusate, in proporzionale al quadrato della velocità. In realtà qui stiamo parlando di un rendimento politropico, perché stiamo decurtando il lavoro, stiamo considerando al numeratore quello che è il lavoro ceduto al fluido meno le perdite. Ok? Ora, facciamo riferimento alle velocità medie con cui il flusso attraversa le nostre schiere, sia la schiera rotorica che la schiera statica, ossia la velocità media, facciamo riferimento alle C infinito e alle W infinito, quanto riguarda la schiera statica e la schiera rotorica. La media tra la velocità in ingresso e quella in uscita. Supponiamo che le perdite per interazione tra il flusso e la superficie bagnata dovuta all'instaurarsi dello stato limite siamo esprimibili tramite un coefficiente di proporzionalità K dello statore o K del rotore moltiplicate per C infinito alla seconda e per W infinito alla seconda. Ne risulta che il nostro rendimento andiamo a esprimere 1 meno lavoro di attrito sul lavoro di palettatura secondo questa espressione piuttosto semplice. Quindi io sto calcolando, ripeto, lavoro ceduto al fluido meno degradazione di energia, quindi qui c'è un lavoro politropico al numeratore, 1 meno K dello statore per C infinito alla seconda, perdite, degradazione di energia meccanica dovuta all'interazione fluido-parete nella parte statorica, più un certo coefficiente K del rotore per la velocità media di attraversamento, ossia W infinito elevato al quadrato, perché diciamo qualche tempo fa che queste perdite possono essere assunte proporzionali al quadrato delle velocità di attraversamento, tutto fratto U, per tutto fratto il lavoro di Eulero, U per la variazione della componente periferica. Semplifichiamoci ulteriormente la vita, assumiamo che questi due coefficienti siano uguali tra di loro. Quindi io faccio l'ulteriore ipotesi che il coefficiente di proporzionalità delle perdite nello statore sia all'incirca uguale a quello del rotore. Questa mi diventa 1 meno K C infinito alla seconda più W infinito alla seconda fatto per la variazione. Come poi sperimentalmente si vede, in realtà già lo accennammo anche allora, che questi coefficienti dipendono dalla deflessione che il fluido subisce attraversando le schiere. In realtà questa ipotesi di assumere K dello statore
all'incirca pari a k del rotore, pari entrambi a un unico valore k, è vero se le schiere grosso modo deflettono allo stesso modo il flusso. Però facciamo questa ipotesi. Consideriamo sempre il nostro triangolo delle velocità medie di attraversamento, quindi le velocità all'infinito. La W infinito, il teorema di Pitagora, sarà altezza del triangolo, componente meridiana delle velocità, più R per U, componente periferica, elevato al quadrato, secondo quello che è la definizione appunto delle chiavi di azione cinematica, i conti che ci siamo messi a fatto prima. Quindi, ad esempio, la W infinito qua sarà pari alla componente meridiana delle velocità più la componente periferica esprimibile come R per U in entrambi le parti. Mettiamo come al solito in evidenza la U. Componente meridiana della velocità fatto U tutto al quadrato più R alla seconda, ossia U alla seconda per coefficiente di flusso al quadrato più grado di tensione cinematico alla seconda. Per l'H infinito facciamo la stessa operazione, abbiamo sempre la componente meridiana, quindi U per Φ alla seconda. Questa volta la componente periferica è U meno R per U da elevare alla seconda. Esplicito. Alla seconda è pari a c con m alla seconda più 1 meno r per u tutto elevato alla seconda, ossia componente meridiana alla seconda più 1 più r alla seconda meno 2r tutto moltiplicato per u alla seconda. Quindi velocità periferica al quadrato per coefficiente di flusso al quadrato più 1 più grado di reazione cinematica elevato al quadrato meno 2 volte il grado di reazione cinematica. Andiamo a sostituire qui, sommiamo tra di loro, otteniamo u al quadrato per u al quadrato si semplifica sotto. In realtà ci resta la variazione della componente periferica delle velocità fratto la velocità periferica stessa, ossia il coefficiente di lavoro, la dimensione realizzata. A numeratore, svolgiamo i conti, resta questa costante k che compare nell'espressione delle perdite, moltiplicata questa espressione, due volte il coefficiente di flusso al quadrato più due volte il grado di reazione cinematico meno due volte il grado di reazione cinematico più. Ora, l'espressione è abbastanza semplice. Se riteniamo che k sia costante, indipendente da quello che è il grado di reazione, se riteniamo fissato il coefficiente di lavoro e riteniamo fissato il coefficiente di flusso, noi possiamo derivare questa espressione, vedere quando questo numeratore è minimo, ossia quando diventa massimo il rendimento. La cosa è semplicissima da fare, abbiamo polinomio del secondo ordine, si ritrova che eta è massimo per grado di reazione cinematico pari a un mezzo. Questa è la condizione, almeno in questa ipotesi, molto a valle di tutta questa serie di ipotesi semplificative, che ci dà il massimo rendimento di stadio per il nostro compressore assiale. Difatti,
possiamo in realtà estendere la trattazione, cioè si mostra questo diagramma ottenuto dal padre per stati poco caricati, ossia beta piccoli, psi piccoli e variazioni di densità trascurabili attraverso lo stadio, dove queste che vedete sono le curve a rendimento costante calcolate assumendo dei valori di gamma realistici, curve a rendimento costante riportate su un piano dove in ascisse abbiamo il coefficiente di flusso e in ordinate abbiamo anche la direzione cinematica. In effetti il massimo rendimento, circa 0,93, si ottiene per il grado di reazione cinematico 0,5 e per un coefficiente di flusso leggermente inferiore a 0,5. Notiamo che man mano che ci spostiamo verso coefficienti di flusso più elevati dello 0,5, in realtà non abbiamo grosse perdite di rendimento se ci manteniamo al grado di reazione costante. Per φ uguale 1 siamo ancora a rendimenti circa 0,905. Rispetto allo 0,93 di partenza, pur avendo raddoppiato il coefficiente di flusso, quindi la capacità dello stadio, della macchina poi in generale, di smaltire portata, che è una cosa molto importante per i compressori assiali, che nascono proprio come macchine destinate a elaborare grosse portate. Tutto sommato, se siamo nelle condizioni di ottimo per quanto riguarda il coefficiente di flusso, non perdiamo molto, anzi perdiamo decisamente poco, anche quando ci spostiamo da grado di reazione 0,5 a grado di reazione più alti o grado di reazione più bassi. Però qui troviamo individuate quelle che sono le classiche in genere condizioni di progetto per quanto riguarda i compressori assiali. Noi nella nostra esercitazione progetteremo degli stati ripetuti andando proprio a imporre un grado di reazione cinematico 0,5 e andando ad imporre poi un coefficiente di flusso 0,5 per quanto riguarda il funzionamento. La tendenza odierna, vi dico, in realtà è quella poi di lavorare con gradi di reazione un pochino più alti rispetto allo 0,5, quindi 0,6 e 0,7. Ultimo argomento e poi ci lasciamo, i profili. Abbiamo poi esaurito in questa prima parte quella che è la termodinamica, le problematiche legate alla termodinamica. Vediamo un attimo le problematiche legate alla fluidodinamica. Abbiamo premesso fin dall'inizio che siccome abbiamo a che fare con correnti decelerate dobbiamo stare molto attenti, perché le correnti decelerate favoriscono il distacco della vena dai profili e quindi l'instaurarsi di quelle che sono le cosiddette condizioni di stallo. Dobbiamo evitare che i nostri condotti rotorici o statorici possano andare in stallo, perché non riuscirebbero più a scambiare in quel caso le azioni per cui sono stati progettati, il coefficiente di portanza cadrebbe a zero, quindi le azioni scambiate crollerebbero ugualmente e quindi infatti la nostra macchina non funzionerebbe. Ora, la scelta dei profili nel caso dei compressori assiali è molto delicata, perché ci ricordiamo che benché il modo medio sia decelerato, in realtà attorno alle pale noi abbiamo degli effetti locali di cui tenere conto. In realtà attorno alle nostre pale il flusso tende sempre a riorganizzarsi, in realtà tenderà ad accelerare quando incontra il naso della pala muovendosi lungo il dorso della palettatura stessa, per cui in realtà da un punto di vista locale, se seguiamo quello che accade lungo il dorso e lungo il ventre, lungo il dorso abbiamo delle accelerazioni del flusso fino a raggiungere un valore massimo che abbiamo detto, trattando l'aerodinamica dei profili, grosso modo la massima velocità e quindi ricordate la massima depressione locale si raggiunge in corrispondenza del massimo spessore del profilo stesso. Dopodiché il flusso comincerà a rallentare, quello che si muove in prossimità del dorso del profilo, recuperando pressione. Se però ci si muove contro un gradiente di pressione, ci sono gli effetti degli strati limiti da cui tenere conto, quindi le degradazioni di energia meccanica all'interno dello strato limite, non è detto
che gli elementi che si muovono sul dorso all'interno dello strato limite abbiano ancora a disposizione tutta quell'energia da poter ritrasformare in pressione, quindi ci potrebbe essere lo distacco della vena fluida e il profilo potrebbe andare in stallo. Questa è una cosa assolutamente da evitare, in questo il disegno del profilo, oltre ad altre considerazioni, incide molto. In realtà i profili che si tendono ad utilizzare sono cosiddetti profili laminari, dove il punto di massimo spessore in genere è piuttosto spostato verso la valle, già questo discorso l'abbiamo affrontato un po' di tempo fa, devono avere la caratteristica di non presentare picchi di velocità troppo elevati sul dorso, perché facilmente si possono raggiungere le condizioni soniche, problemi delle onde d'urto sul dorso della palla, perché più è alta la velocità massima che raggiungo sul dorso, più dovrò poi decelerarlo il flusso quando si muove verso la coda, quindi più è facile che esso possa distaccarsi, si possa esaurire quella dose di energia che esso aveva a causa degli strati limiti, quindi possa poi distaccarsi dalla superficie. In questo senso abbiamo i profili classici che si utilizzano per i compressori, secondo l'approccio più classico, sono i profili della serie NACA 65, oppure altri profili tipo il C4 o il C7 della serie inglese, nel caso di flussi subsonici. Per flussi supersonici si utilizzano profili un po' più particolari come il DCA e così via. Noi ci occupiamo in questo corso del caso di compressori subsonici, non affrontiamo le problematiche connesse ai transonici e ai supersonici. Faremo riferimento sostanzialmente a questo profilo NACA 65, che nasce come un profilo ad asse rettilineo. Qui trovate la tabella degli spessori adimensionalizzati rispetto alla corda in funzione delle percentuali di corda a cui ci stiamo riferendo. Normalmente questo profilo viene utilizzato, questa legge, questo andamento degli spessori viene utilizzata per andare a rivestire una linea media d'arco di cerchio, cioè sempre facendo riferimento a una sezione intravalare, bordo 1, bordo d'ingresso, bordo 2, bordo d'uscita, noi considereremo linea media della valle, quindi linea media anche del condotto, un arco di cerchio, questo, considereremo l'arco di cerchio AB che sottende la corda L, che sarà la corda del nostro profilo, centro O del nostro arco, raggio R e R, questo sia l'angolo teta dato che l'altezza condotta rispetto alla nostra corda divide in due parti uguali, teta mezzi e teta mezzi, il raggio
OD ovviamente perpendicolari alle tangenti condotte all'arco di cerchio in A e in B, anche questo triangolo è un triangolo rettangolo. Quindi ad esempio l'angolo OBL, OBA, è pari a 90 gradi meno teta mezzi, ma anche l'angolo, anche il triangolo POB, queste sono le tangenti condotte all'arco di cerchio nei punti B ed A, anche l'angolo OBD è un angolo retto, ovviamente. Quindi PBO sarà pari proprio a teta mezzi, 90 meno 90 gradi più meno teta mezzi. Allo stesso modo abbiamo che l'angolo PA, PB, scusate, PBH, allo stesso modo OAH è 90 gradi meno teta mezzi, PAO è 90 gradi, quindi l'angolo PAH vale teta mezzi, quindi l'angolo formato dalla tangente al profilo in A, qui si vede meglio, è quella che è la corda del profilo. Misuriamo, andiamo un attimo convenzione, misuriamo l'angolo di, misuriamo gli angoli non più rispetto alla direzione periferica, ma misuriamoli rispetto alla direzione assiale, sia questa appunto la direzione assiale, tutto questo che ho marcato è l'angolo in realtà definito dalla tangente rispetto alla direzione assiale, ossia è l'angolo d'ingresso geometrico. Cioè se io voglio avere un flusso che sia tangente alla linea media del profilo in ingresso, questo rispetto alla direzione assiale deve formare un angolo però pari ad FIG. Vi ricordate, abbiamo definito angolo di Stanger o di calettamento l'angolo che mi definisce come è posizionata, come è inclinata la corda rispetto alla direzione assiale o a quella periferica. Misuriamo anche questa rispetto alla direzione assiale, l'angolo d'ingresso geometrico quindi sarà pari a gamma più teta mezzi. Non è detto che il flusso arrivi tangente in realtà al profilo, potrebbe arrivare sul profilo stesso con una certa incidenza che chiamiamo I. L'angolo cinematico alfa con I sarà pari a gamma più teta mezzi più l'incidenza I, che assumo positiva se tende a farmi aumentare la rotazione che il flusso subisce attaccando il profilo.
Quindi arrivando in questa direzione, come vedete, il flusso dovrà avere una maggiore deflessione se volesse seguire quello che è l'arco di cerchio che sto assumendo. Poi la ridisegneremo effettivamente quando faremo l'esercitazione, tutto quanto il profilo. Possiamo rifare gli stessi conti a bordo d'uscita. Questa volta troveremo che l'angolo di uscita geometrico è gamma meno 3/2, questa dove è la tangente alla linea media al bordo di uscita, questa è la tangente in uscita dal profilo tracciato rispetto alla linea media. Non è detto però che il profilo in uscita segua esattamente la direzione definita dalla linea media. Abbiamo detto che ci sono deviazioni, abbiamo indicato con delta questa deviazione. In genere assumeremo la deviazione delta positiva quando tende a far diminuire un pochino la deflessione subita dal flusso. Quindi in questo caso, nel caso dei compressori assiali, mi va a determinare una direzione di uscita del flusso che è un po' meno assiale rispetto a quella prevista dalla tangente. In sostanza, alfa UG e gamma meno teta mezzi, alfa con U sarà gamma meno teta mezzi, sempre misurata rispetto alla direzione assiale, più la deviazione delta. Noi, nei nostri calcoli, in realtà, come al solito, abbastanza velocemente arriveremo a definire gli angoli cinematici alfa con I ed alfa con U, che sono quelli che otteniamo dai famosi triangoli delle velocità, dall'equazione di Eulero, e come al solito riusciremo a definire in maniera piuttosto veloce. Il nostro problema sarà poi il passaggio dagli angoli cinematici agli angoli geometrici. In questo dovremo stimare una deviazione delta per quanto riguarda l'uscita dalla schiera rotorica o similmente dalla schiera rotorica e un'incidenza da dare al flusso per quanto riguarda l'ingresso della schiera. Nel caso di pompe e compressori radiali, normalmente l'incidenza che si ritiene ottimale è pari a zero. Quella è la condizione per cui si ha il minimo delle perdite di urto, addirittura a volte sempre le abbiamo approssimate con perdite nulle. In realtà vedremo nella prossima lezione che nei compressori assiali si tende a dare invece un valore leggermente positivo o negativo all'incidenza, a seconda del tipo di profilo che si utilizza, perché è quella la condizione che minimizza le perdite di ingresso e inoltre ci renderà la schiera più sicura rispetto alle condizioni di funzionamento. Quindi noi avremo il problema di calcolarci questo delta e questa I, incidenza di riferimento da utilizzare in condizioni di progetto, per poter passare dagli angoli cinematici agli angoli geometrici. Se conosciamo quei due valori, possiamo facile rigararsi questa relazione semplicemente per somma differenza di quelle che abbiamo già scritto. È facile ricavarsi l'angolo di galettamento gamma che dovrà presentare il profilo, quindi di quanto dovremo inclinare la corda rispetto alla direzione assiale, e poi calcolarsi quello che è il raggio dell'arco di cerchio da considerare appunto per avere quegli angoli di ingresso in ingresso e di uscita geometrici.
fine. La definizione della schiena implica non solo il disegno di una singola pala, ma indica anche l'individuazione di un passo palare. Questo lo faremo attraverso quello che chiameremo criterio di carico, che è un criterio che ci permetterà in realtà di individuare un valore per quanto riguarda la solidità sigma. Fissata la corda L, se abbiamo un valore di riferimento da utilizzare per sigma, possiamo calcolarci il passo palare e quindi determinare il disegno della nostra schiena. Vabbè, questo poi lo rifaremo in realtà praticamente nell'esercitazione, per il momento ci fermiamo qui.